Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Incontro al top per le battute conclusive della stagione di Ubik, quello con Walter City. Venuto a Foggia a parlare del suo ultimo romanzo, Resistere non serve a niente, in finale allo Strega, City, introdotto e accompagnato da due sparring partner di livello, come il padrone di casa Michele Trecca e Vito Santoro, direttore di narrazioni, ha regalato ai fortunati presenti un autentico tuffo nell'intelligenza. Intelligenza delle cose, del tempo presente, della letteratura. Il libro, il sesto dell'opera narrativa di City, è un piccolo ritratto infero della finanza, delle sue zone grigie di collusione, della sua malcelata sindrome di onnipotenza. È un libro sulla finanza, il cui protagonista è un figlio di un borgataro che era colluso con la, insomma, che faceva parte della manovalanza della criminalità organizzata, che invece grazie alle sue abilità matematiche, statistiche eccetera fa carriera appunto nella finanza, e all'inizio sembra una persona inappuntabile, appunto la cosiddetta zona grigia, quelli più che presentabili, poi piano piano nel libro si scopre che è bravo, ma non è così bravo, in realtà è così bravo anche perché c'ha, come dire, molta liquidità che gli proviene da fonti non lecite, ed è insomma la storia di come ci possano essere dei punti di contatto tra la finanza e la criminalità. Come è proprio di City, il romanzo va molto al di là della denuncia sociale, che pure è netta ed imperiosa. Diventa riflessione antropologica, svela la natura intimamente prostitutiva dell'attuale organizzazione sociale. Tutto da godere e tragicamente vero il resoconto dell'esperimento condotto sulle scimmie cappuccine in materia. Propone un protagonista, Tommaso, cattivo ed infame, ma terribilmente fragile e complesso, perché l'autore modenese non è tipo da pamphlet. Anche questo, come i libri precedenti, è un compendio di alta letteratura, di quel luogo impareggiabile in cui vetri smerigli e specchi talora in frantumi formano traiettorie verso gli astri. Non una scrittura di intrattenimento o di consolazione, un atto creativo basato sull'idea che le amare consapevolezze non distruggano ed anzi siano le sole a permettere cambiamenti e rivoluzioni. Resistere serve a qualcosa? Naturalmente sì, è una delle poche cose che possiamo fare. All'interno del libro però, diciamo, la frase significa un'altra cosa, significa che effettivamente la finanza è talmente invisibile, talmente poco controllabile che cercare di opporsi senza conoscerla diventa inutile. Nel calderone sitiano sobbolle adesso una sorta di diario che dovrebbe chiamarsi Exit Strategy, ma la sfida di quest'autore ultrasessantenne così attento e irriverente rispetto agli idola del tempo è ormai quello con la religione ed il Dio dei cristiani. Il suo prossimo io narrante dovrebbe essere un sacerdote cattolico. Attendiamo con impazienza.